Ciao ragazzi, dal vostro gaming ci ritroviamo di nuovo su FIFA 20 con la carriera allenatore con il Salerno e andiamo subito alla partita che dobbiamo vincere assolutamente contro l'Empoli. Ci rivediamo alla partita. Ragazzi, questa è la squadra che scenderà contro l'Empoli. Ci vediamo in campo. Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Ben trovati a Pierluigi Pardo e Stefano Nava con me per il commento tecnico. Calcio B, protagonista con tutto il suo fascino sulle frequenze di EA Sports. Match che mette di fronte Salernitana ed Empoli. 3 punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. Entrambi gli allenatori si affidano alla loro formazione migliore per andare a caccia della vittoria. Avrebbe morale, fiducia, tutto il gruppo. Akpakpro. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Mastica amaro qui il tecnico per l'occasione di poco fa. Poteva essere il gol del vantaggio. Inizialmente un assetto abbastanza spregiudicato, ma non troppo. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Cerca di bucare per il compagno. Gran palla dentro. Pericolo. Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non. Rischia qui il giocatore dell'Empoli. E l'arbitro. Importante questa rete. Spazio per il cross. Palla che resta in zona pericolosa. Cerca dalla distanza. Conclusione intercettata. Ha avuto coraggio. Mancuso a metri a disposizione, sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Non mollano, non ci stanno a perdere, continuano a lottare su ogni pallone. Guadagna metri, occasione, ha optato per la potenza, ma visti i risultati, forse era meglio andare sulla pressione. Può crossare in mezzo. Poteva fare meglio qui, vero Stefano? Beh, non ci ha fatto un figurone. Ha spazio davanti a sé. Qui non c'è marcatura. Vediamo se riesce a passare il difensore. Attenzione, il pallone lì. Nessun problema qui per il portiere. Intervento tranquillo per lui. Spesso sono proprio queste le parate che nascondono più insidie. Basta il minimo errore per prendere gol. E c'è la conclusione. Portiere senza problemi che sventa la minaccia. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Il Borussia Dortmund ha messo a segno. Buona l'intuizione qui. Sbaglia il cross, pallone sul fondo. Occhio al rimbalzo. Tocca, occhio però, pallone ancora in gioco. Bairami. Attenzione perché è pericoloso. Pallone che è uscito, l'arbitro assegna la rimessa dal fondo. Occhio all'avanzata. Cross in mezzo. Senza problemi qui il portiere. Sul cronometro mancano 5 minuti al 90esimo. Grazie a Matteo Barzagli, lo sentiremo nuovamente in caso di ulteriori aggiornamenti. Palla che rimane ancora lì, pericolo. Provano a vincerla in questo finale. Occhio al pallone filtrante. Palla ancora lì. Male qui l'attaccante su questo tiro ravvicinato. Finisce qui, l'arbitro dice che può bastare e dunque è un pareggio. Ragazzi, la partita con l'Empoli è finita 1-1. Stiamo sempre al 17° posto e andiamo alla prossima partita contro il Pescara. Questa è la squadra che scenderà in campo contro il Pescara. Andiamo in partita. Gara da non perdere, manca poco all'inizio, è davvero il momento della verità, stiamo per cominciare. Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. È tutto pronto anche in cabina di commento per Luigi Pardo e Stefano Nava, come sempre con voi. La bellezza, l'imprevedibilità del campionato di calcio B in arrivo per voi qui su EA Sports. Match che mette di fronte Salernitana e Pescara. Match di campionato che speriamo possa regalarci emozioni e gol. Molto dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. Ma finora hanno steccato. Cross in mezzo.
Nessun problema per la difesa su questo traversone. Conservativa. Arbitro costretto già a intervenire. Cartellino giallo, l'arbitro vuole dare subito un segnale ai giocatori. Se cominciamo così, chissà quanti ne prenderanno. Dobbiamo abbassare i toni. Intervento così così, palla ancora per il portiere che si allunga e sventa la minaccia. La mette in area. Bravissimo il portiere sul tiro. È in buona posizione. Suggerimento interessante. Portiere che sventa la conclusione senza nessuno. Bravo qui a smarcarsi. Potrebbe crossare. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. L'ultimo tocco è il suo, dunque. Palla molto interessante. Palla ancora in gioco, pericolo. Vediamo cosa decide l'arbitro. È arrivato. Gran palla in mezzo. Riceve palla, attenzione, pericoloso. E si chiude qui il primo tempo. 0-0 alla fine dei primi 45. È in buona posizione. C'è spazio davanti a sé. Attenzione! Conclusione al volo, a pochi centimetri dal gol. Un gesto tecnico. Possesso palla per gli avversari. Pallone che finisce largamente sul... Un pallone filtrante. Bravo qui a smarcarsi. Occhio alla ripartenza. Fondamentale il difensore. Sostituzione in arrivo. Sceglie l'appoggio. Allontana bene il difensore. Conclusione incredibile da casa sua. Ha realizzato un gol pazzesco. Già, è incredibile anche solo pensare di poter calciare da lì. Recupera un pallone pericoloso qui. Vediamo cosa inventa ora. Gran palla in mezzo. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico dice... Occhio, un pallone importante per chiudere la partita. Attenzione! Come ha fatto a non inquadrare la porta a disposizione? Può ricevere la posizione interessante. Possono trovare il gol del pari. Attenzione! Non va qui l'occasione. Vita. Buona l'intuizione qui. È in buona posizione. Vuole il secondo palo qui. Nessun problema per la difesa su questo traversone. Chance nel finale da calcio d'angolo per mettere in ghiaccio il risultato. Ci mette i pugni e allontana. Smette il pericolo e allontana. È finita. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. E l'arbitro... Ragazzi, anzitutto la ringrazio la per aver accettato di rispondere alle nostre domande. E ora facciamo la conferenza stampa, una conferenza vegana. Un giocatore. Grazie ancora per il suo tempo. Ragazzi, abbiamo fatto la prima vittoria in campionato. Siamo saliti al 12° posto. Ora pensiamo alla partita contro il Venezia. Ragazzi, questa è la squadra che scenderà in campo contro il Venezia. Ci vediamo in partita.
giornata ideale per assistere a un bel match di calcio. Speriamo che le due squadre si rivelino all'altezza. Vi danno il benvenuto Pierluigi Pardo e Stefano Nava di nuovo insieme per raccontarvi le emozioni di questo match, la bellezza, l'imprevedibilità del campionato di calcio B in arrivo per voi qui su EA Sports. Scendono in campo Venezia e Salernitana. La traiettoria del passaggio, bravo qui a smarcarsi, può colpire da lì e c'è la conclusione, sicuro l'intervento del portiere. Occhio al contropiede, ha sui piedi il pallone del vantaggio, hanno sfruttato nel migliore dei modi un'ottima azione di rimessa. Da mostrare ai ragazzini delle scuole calcio, Pierre, un contropiede da manuale. Attenzione perché è pericoloso. Rosina ha sfiorato un gran gol qui, pallone che non è passato. Può colpire da lì, suggerimento interessante. Vantaggio che comincia a fare. La difesa sembra messa male, attenzione. Sì. Prova la botta. Miracolo del portiere. Efficace fin qui i passaggi. Tempo scaduto, arriva il triplice fischio del direttore di gara. Portano dunque a casa la vittoria, gli altri hanno... Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Abbiamo finito, grazie di nuovo. Ragazzi, abbiamo vinto anche questa partita con il Venezia. Siamo saliti in classifica, siamo arrivati al sesto posto. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video che giocheremo con il Perugia e l'Ascoli. Ciao!